Buonasera e benvenuti a tutti. Un benvenuto particolare a nome del museo, mio personale, a tutta la famiglia Lazzaroni schierata al completo in prima fila, perché sono loro, con il loro congiunto, fanno parte di chi è stato artefice della creazione di questo museo. E benvenuto anche a tutta la Croce Rossa, a tutti gli enti che ora spiegherò, perché ci sono alcuni enti invitati a parlare insieme con noi. E perché è questo giorno è legato alla nascita di Lazzaroni, perché fare questo ricordo alla fine di luglio, il primo anniversario della scomparsa, avremmo fatto un fiasco, perché ormai tutta la gente è in ferie. Quindi con Gwenda, con la signora Pucci, abbiamo detto nella tarda primavera scegliamo un giorno particolare. Ora è diventato tardo inverno, non so se ancora... E siccome questo giorno particolare era l'anniversario della nascita di Lazzaroni, che è lunedì prossimo, non potevamo farlo lunedì, quindi abbiamo scelto questo sabato. Questo però ha comportato la mancanza di un altro personaggio che ci tenevamo ad avere qua, cioè il fratello Paolo, che è rappresentato dal figlio Marco, che per un impegno già preso molto tempo fa è all'estero per altri impegni, e quindi mi ha mandato un fax, mi ha mandato un'email, era dispiaciutissimo di non aver potuto partecipare anche a lui. Non poteva fare a meno di andare, perché era lui uno degli organizzatori di questa sua missione, e quindi lo ringraziamo delle parole che ha dato per questa giornata, e ripeto, ci dispiace che non sia potuto essere presente, comunque è presente moralmente. Io ho il compito, come presidente del museo, di fare, vediamo brevemente, perché anche incombono altri impegni per qualche uno dei nostri oratori. Ecco, l'altro motivo della presenza di tutti gli enti di Saronno era perché, pensando chi invitare a parlare, ho detto, la cosa che più nel corso della mia conoscenza di Luigi Lazzaroni è stata quella della molteplicità dei suoi interessi, e mi sono interessato di questo, e per parlare soltanto degli enti residenti a Saronno abbiamo scelto, ecco, la Croce Rossa, la società storica, il santuario, poi la Rotary, ecco, abbiamo scelto gli enti in cui lui nel corso della sua vita ha avuto modo di partecipare alle relative attività, e quindi due parole di ricordo della sua attività nell'ambito di questi enti. Io parlerò invece della sua attività nel museo, di cui siamo compartecipi nella creazione. Però prima di cominciare la cronologia, la nascita del museo, dovevo premettere qualche cosa, il perché si è stato scelto questo posto, perché si sono rivolti alle Ferrovie Nord, di cui io presso cui ho lavorato una vita, e ora ve lo spiego perché. Il mio primo incontro con Lazzaroni risale agli anni 70, a metà degli anni 70. Io ero responsabile di officine di Novate, e quindi di tutto il materiale rotabile ferroviario. Eravamo in un periodo di crisi nerissima per la nostra azienda economica, finanziaria, non pagavamo i fornitori, non pagavamo i dipendenti, e allora il direttore amministrativo aveva deciso di vendere tutto il possibile materiale ferroso per ricavare qualche soldo, per tirare su un po' di soldi per far fronte a tutte le esigenze. E mentre avevamo venduto tutte le locomotive a vapore, con mio grande dolore, non per tanto perché venivano alienate dal parco delle Ferrovie Nord, ma perché andavano a finire non in un altro amatore che le avrebbe custodite, le avrebbe conservate, ma perché andavano in fonderia. Quindi erano tutte state aggiudicate, vendute ad una fonderia di Busto Arsizio. E noi stavamo, l'aggiudicazione era già avvenuta, stavamo già formando il treno per portarle a Busto. Invece mi arriva una telefonata in ufficio, era vostro padre, che mi dice: sono Luigi Lazzaroni, so che state vendendo le locomotive, avrei interesse a comprarne una.
Io ho detto, dottore, purtroppo sono state già giudicate, ma insomma, andare a disdettare la vendita o complicarne l'iter burocratico era troppo complicato. Il direttore amministrativo in quel periodo era molto nervoso per i problemi nostri, e quindi ho detto io, vabbè, facciamo un tentativo con l'acquirente, se rinuncia a una delle locomotive e vediamo, e così poi tratta lei con l'acquirente per acquisirla. E io sono riuscito a convincere l'acquirente a rinunciare a una delle locomotive e poi avvisai la Zaroni, che la comprò contento di aver raggiunto questo risultato. Quindi questo era stato il nostro primo contatto telefonico. Dopo qualche giorno, eravamo quasi alla vigilia di Pasqua, arrivarono in officina una serie di colombe da Zaroni che noi dividemmo tra di noi, facemmo un brindisi a Pasqua che aveva mandato, Luigi ce l'aveva mandata. Questo è il mio primo contatto telefonico. Poi ci si era persi di vista. Ogni tanto telefonavamo a lui oppure ai suoi tecnici per recuperare per la nostra locomotiva gemella che avevamo tenuto in azienda, la locomotiva la 205 che ogni tanto vedete girare a Saronno anche con il treno d'epoca, per prendere dei pezzi che si erano deteriorati. Siccome quella venduta a Lazzaroni, che era alla rotonda, non aveva bisogno di circolare, noi andavamo a cambiare il pezzo buono con il pezzo cattivo, e quindi per un po' di anni abbiamo utilizzato la locomotiva ferma per far andare quella che invece noi avevamo in esercizio. E quindi parte, questo era il contatto che poi ci siamo persi di vista. Noi intanto stavamo raccogliendo, io avevo sempre una velleità di creare un museo per le Ferrovie Nord, museo, e quindi cominciavamo a raccogliere oggetti che andavamo in custodia al nostro circolo ricreativo, e noi facevamo spesso delle manifestazioni in tutti i centri serviti dalla ferrovia, per feste in piazza, insomma, mostre in cui partecipavamo con tutte le nostre attrezzature. Spesso noi ricostruivamo l'ambiente di una stazione ferroviaria con le apparecchiature di distanziamento treni che sono qui esposti, quelli rossi di vecchia nostra memoria. Quindi io avevo sempre avuto questa volontà di fare un museo delle Nord, e quindi raccoglievo, accumulavo roba. Finalmente un giorno andai dal nostro presidente, vostro concittadino che conoscete bene, allora era presidente Rezzonico, e dissi, volevo fare, abbiamo dei magazzini, vecchi magazzini merci che ormai sono in disuso, perché non ne utilizziamo uno per fare un museo? Io avevo scelto due località dove avevamo dei bei magazzini, ma soprattutto perché erano punti anche di vacanza, punti. Uno era un magazzino ad Asso e l'altro era all'Aveno. Subito Rezzonico mi disse, no, te lo faccio scegliere, ti faccio fare il museo, però tu me lo fai in provincia di Varese, non in provincia di Como. E quindi, vabbè, scegliemmo l'Aveno, che d'altronde aveva anche una sua ambientazione, perché c'è lì vicino il museo di Oliari dei trasporti, al Ramco, sapete, e poi c'era il museo della ceramica all'Aveno, quindi si faceva insieme tre musei che potevano essere oggetto di visita giornaliera, arrivando a Saronno, quindi che è una bella cittadina, quindi il museo era proprio sul molo della stazione, quindi aveva un senso farlo all'Aveno. E quindi cominciamo a costruirlo, e poi per vicende che non sto qui a raccontare, abbiamo dovuto dismettere, arrivata ad Angentopoli, cambio di guardia delle nostre amministrazioni, e il museo, già costruito un bel capannone, abbandonato. Basta, questa è la premessa. Verso 1997 ricevo un'altra telefonata da Luigi. Mi fa, noi abbiamo costituito l'anno scorso a Saronno un'associazione. Ci sono anche, detto ai vecchi dipendenti, che sono, anzi erano molto amareggiati il fatto che tu avessi scelto l'Aveno come sede e non Saronno. Ma Saronno, noi in quel periodo eravamo talmente ingombri e pieni che non potevamo proprio metterci di destinare un capannone al museo. E quindi, va bene, allora, l'avevano capito, però avevano formato questa associazione e la Zaroni disse, però siamo orfani di un locale. Abbiamo costituito nel 96 questa associazione, ci sono tanti industriali che vogliono
collaborare per donare delle macchine da esporre, però non sappiamo dove andare. Allora il comune non riusciva a trovare un posto per potergli ospitare. Ha detto: se ci trovate voi qualche locale. Lui, se mi ha detto questa, mi ha fatto questa richiesta, sapeva già qualche cosa che stava avvenendo qua. Questi locali, proprio questi, le prime due campate dove è nato il museo nella sua prima fase, erano stati da me, da giovane, come dirigente delle autolinee, ristrutturati per le autolinee, per fare la rimessa degli autobus. Ma poi in quel periodo la rimessa la stavamo trasferendo qui alle porte di Saronno, e quindi evidentemente Luigi aveva saputo da qualcheduno dei nostri pensionati: guarda, se non approfittiamo di questo momento che si liberano dei capannoni per noi, perdiamo l'autobus. E in effetti mi telefonò e mi disse: ah, sappiamo che si stanno liberando anche dei locali, riuscite? E io, che non ci avevo pensato perché eravamo in tutt'altre faccende affaccendate in quel periodo, dissi: vabbè, fatemi fare una verifica. Io ne parlai col presidente, mi ha detto: se tu sei d'accordo, facciamolo, vediamolo. Allora, e abbiamo fatto nel 97 la convenzione di nascita di questi locali destinati all'Associazione del Museo delle Industrie del Lavoro di Saronno. Quindi la data di inaugurazione fu nel 98, e i primi locali furono questi e quelli seguenti a questi. Quindi avevamo accumulato un po' di macchinari e altro senza una filosofia, in base allo spazio disponibile avevamo cercato di piazzarli in maniera visibile il più possibile. La cosa più bella allora era la cassaforte dell'altare d'oro di Sant'Ambrogio, e c'era l'apparecchiatura che fino a pochi anni prima, questa che c'è alle spalle dietro di noi, l'apparecchiatura che comandava fino al 95 tutto il movimento dello scalo di Milano, cioè tutti i segnali e gli scambi che erano distanti 200-300 metri, tante volte con un macchinario a leve, cioè mosso dai muscoli di 4-5 specialisti che dovevano manovrare uno scambio attraverso una serie di decine e decine di leveraggi che erano lontani appunto 200-300 metri. Quindi questa è stata la nostra prima, la prima nascita nel 98. L'entusiasmo prese anche altri industriali e cominciarono ad arrivarci telefonate: ma noi abbiamo questo macchinario da esporre. Allora, ha detto: qua, questi spazi che per noi allora sembravano grandi cominciano ad essere insufficienti. Quindi riuscì a convincere qua presente Bartolo Nardoni, che allora era il responsabile degli impianti fissi della rete, a farci dare due altre campate. Quindi nel 2003 siamo riusciti a ristrutturare queste altre due campate e abbiamo dato quindi respiro a questo museo. Quindi questa 1998 è stata la prima tappa, 2003 la seconda tappa, con tutto meno l'ultima campata. Quindi già si respirava abbastanza bene. E quindi avevamo cominciato a darci una sistemazione regolare. Avevamo già fatto la domanda per essere riconosciuti dalla regione, cosa che ottenemmo nel 2004. Fummo uno dei primi musei in Lombardia ad avere il riconoscimento di raccolta museale, non di museo, non perché non era importante il museo, ma perché per essere museo bisogna avere l'apertura tutti i giorni della settimana, cosa che noi non potevamo permetterci, e quindi noi l'abbiamo tenuto aperto per il minimo indispensabile per avere il riconoscimento di raccolta, cioè 10 ore alla settimana distribuite in 3 giorni. Quindi questo è stato il nostro assestamento. Abbiamo cominciato a fare domanda per le schede di catalogazione con la regione, perché credevamo che il nostro museo si fosse assestato. Ma ecco, dopo qualche tempo, un'altra telefonata di Luigi da Saronno. Mi trovavo all'Isola d'Elba e lui mi telefona e dice: guarda, dobbiamo sgomberare il vecchio stabilimento anche di tutte le macchine per i biscotti. Io mi porto su a San Francesco tutta la parte cartacea, tutta la parte dei volumi, delle documentazioni tecniche, però i macchinari dobbiamo trovarci in qualche porto. Ha detto: va bene,
Quando torno a Milano, vediamo un po', e di nuovo ci siamo rivolti il presidente Don Ardoni, che ci ha dato la possibilità di avere un'altra campata. E allora abbiamo proprio ristrutturato completamente la filosofia di esposizione, cioè prima erano sparsi gli oggetti un po' vagamente, e allora abbiamo detto ora riuniamo gli oggetti per aziende di provenienza. E così abbiamo dedicato alla Lazzaroni tutto quello che c'è nell'ultimo capannone, concentrando lì quindi macchinari veramente stupendi, perché sono unici in Italia questi macchinari. Tenete conto che la Lazzaroni è la prima che ha fatto i biscotti in Italia, insomma, quindi sono originali alcuni macchinari di questi, sono unici. Poi mi disse Luigi: guarda che nel Museo della Scienza e della Tecnica avevamo regalato quattro macchine, non le hanno mai potute esporre. Abbiamo fatto un tentativo di andare a recuperare queste macchine. Quando io ho visto il fornello per la cottura delle cialde dei wafer e me ne sono subito innamorato, ho detto vabbè, vediamo un po' che condizioni pone il museo. Il Museo della Scienza ha detto no, ve le prendete, spendete voi tutto il trasloco, il trasporto, facciamo una convenzione, non ve le possiamo regalare per il nostro statuto, ma c'è una convenzione di comodato di uso gratuito, e quindi abbiamo completato anche significativamente la raccolta Lazzaroni che là. Ecco, questa è stata la nostra ultima tappa di sistemazione, qual è l'attuale situazione. Quindi, sempre tre tappe, tutte legate a una telefonata di Luigi Lazzaroni per sua iniziativa, perché lui era, diciamo francamente, era vulcanico. No? Oggi aveva una cosa, dovevamo stabilire la data di un consiglio, prendevo l'agenda, no? Oggi sono qua, domani sono qua, dopodomani sono qua. Ed era sempre per qualche attività di cui o era stato l'artefice o di cui faceva parte, quindi non parlo di tutte le attività personali, delle macchine, delle aiuole fiorite di Milano, che vedeva, io ho soltanto citato la parte legata a Salone. Ecco. Quindi questa è la cronistoria di questo museo, le varie tappe di costituzione fino a questa per ora finale, e quindi dobbiamo ringraziare tutti Luigi che è stato l'artefice. Noi come Nord ovviamente l'abbiamo aiutato, perché ovviamente abbiamo messo a disposizione questi locali dando anche dei contributi economici anche per la ristrutturazione. Però se non ci fosse stata l'iniziativa sua, questo museo ancora era. Noi forse non l'avevamo ancora come Nord da singola azienda, ma forse Salò non aveva questo. Non so se il sindaco è una bella cosa personale, ma vedo che ormai sia una realtà che saranno anche, credo, di cui anche andare fieri per quello che si è stato realizzato. Ecco, questa era la mia breve cronistoria, e passo la parola ad altri che racconteranno l'esperienza di Lazzaroni nell'ambito del rispettivo ente che loro dirigono. Però l'assessore Cavaterra, che oggi impegnati in tante attività, vorrebbe dire due parole prima di passare poi la parola al signor Colombo. Grazie, e mi scuso appunto in anticipo perché tra pochi minuti dovrò scappare oggi e anche domani è un weekend, per Saronno particolarmente denso di impegni, di iniziative, e questa è una forse delle più importanti di questa giornata. E volevo solo dire due parole. Io ho conosciuto Luigi Lazzaroni da pochi anni fa, quando è iniziata la mia attività di assessore, e fino a quel momento per me era una persona legata al mondo industriale di Saronno, ai biscotti, e quindi pensavo vivesse una vita lontana dalla sua città per le possibilità che aveva, per i suoi interessi. E invece quando mi è capitato di conoscerlo, e una delle prime occasioni fu proprio un evento qui al museo, e quindi potei subito notare invece quale amore avesse per questa città, quanti interessi lui aveva e che comunque riversava nel territorio e appunto nella città in cui viveva e ha vissuto. E proprio lui fu quello che mi portò a visitare il museo,
soffermandosi su ogni singolo pezzo, raccontandomi aneddoti, e chiaramente poi la parte più intensa della visita fu quella vicino ai macchinari della produzione dei biscotti, che per lui erano veramente delle opere d'arte, al di là di quello che avevano significato per l'industria di Saronno. E quindi mi innamorai anch'io di questo museo. Io lo dico sempre, ogni volta che sono ospite qua, che mi invitate, lo apprezzo tantissimo, e fu proprio Luigi Lazzaroni il primo che mi illustrò con tutte le cose che conosceva, con l'amore che aveva per questo museo, appunto i particolari e tutti gli oggetti raccolti qua. Quindi, proprio per la sua molteplici interessi, lo hanno veramente accompagnato. Proprio mi ricordo l'ultima volta che lo incontrai, continuava a progettare e a proporre iniziative, e questo è il ricordo che ho di lui e che veramente mi porterò sempre. Un ringraziamento a tutta la sua famiglia che è qua, e io spero che loro e anche i suoi nipoti porteranno avanti le sue iniziative, come così un regalo che il nonno, per i nipoti che sono qua, mi ha potuto dare. Grazie. Passiamo al signor Giuseppe Colombo per l'attività che Lazzaroni ha svolto nel suo santuario, che è una delle preziosità di Saronno, se non la più grande. Io mi sono preso due appunti perché ho paura di dimenticare qualcosa. Ha fatto talmente tante cose per il santuario che non vorrei dimenticare qualcosa. Dunque, il santuario per lui, innanzitutto il santuario desidera ricordarlo veramente, questo emerito, dottor Lazzaroni, perché è stata una figura veramente preziosa. L'ha dimostrato in moltissime occasioni, questo suo appassionato legame alla stupenda realizzazione dei devoti saronnesi e la sua solerte presenza nel dare un tangibile contributo a quello che definiva un vero tesoro d'arte e di fede. Ricordo la sua partecipazione, soprattutto affettiva, alla vita del santuario come ispettore onorario delle opere delle belle arti. Tra l'altro parte anche attiva del Comitato Restauri, con una solerte presenza soprattutto per gli importanti interventi che sono stati fatti e organizzati in occasione della ricorrenza del 500° della posa della prima pietra nel 1998. E da quel momento sono diventato proprio diretto testimone, perché anche ho cominciato come volontario a prestare il mio tempo libero al santuario. Aveva in precedenza, qualche anno prima, promosso con il Rotary Club di Saronno la pubblicazione del volume Il Concerto degli Angeli, è stato presentato nel 1990, e che ora, se si trovano degli opportuni sponsor, arriviamo alla quarta ristampa. Un volume veramente fatto bene, fatto richiesto, prezioso dal punto di vista fotografico, ma anche dal modo con cui sono state esposte queste opere d'arte. Tra l'altro, potrei anche sottolineare qualche frase che c'è in questa sua presentazione del libro, quando diceva che i deputati chiamavano a lavorare per il santuario il fior fiore degli artisti lombardi. Oppure sottolineava l'attiva partecipazione dei saronnesi con l'espressione lo slancio dei donatori, perché il santuario veramente è nato grazie non solo dei saronnesi, del saronnese preferisco dire, perché ci sono documenti che proprio testimoniano questa partecipazione attiva di tutto il circondario di Saronno. E per questo, per lasciare ai posteri opere che sono miracoli d'arte. E concludeva, tra l'altro, chiamando veramente il tesoro d'arte e di fede.
ma non si è fermato al volume o ai controlli dei lavori dei restauri. Non gli bastava sapere che il santuario, con l'ingegnere Achille Sala, si era dotato di guide abbastanza preparate per accompagnare i pellegrini e i visitatori, i turisti vari, a visitare questa chiesa. Voleva una guida presente tutto il giorno e tutti i giorni, e così con Rotary Club di Saronno dotava il santuario di un audiovisore. E poi invitava, queste, a visite guidate, anche tutti gli amici conoscenti della Milano, i suoi più vicini che conosceva, e li portava a Saronno con uno slogan. Diceva: andiamo a Saronno a visitare la Saronno golosa e la Saronno religiosa, perché dopo la visita al santuario li portava a casa sua a visitare il suo archivio e offriva anche qualche dolcetto. E infine mi piace ricordare ancora il suo attaccamento a questa opera d'arte, quando pochi mesi prima della sua dipartita, appena saputo che il Comitato Restauri approvava un intervento per un urgente recupero delle sculture lignee dei profeti e delle sibille, che erano ridotte in condizioni piuttosto di degrado piuttosto grave, non ha avuto esitazioni e per primo ha offerto il restauro di una statua completa. Quindi a nome del rettore del santuario, dei volontari del santuario, del comitato dei restauri, dico al dottor Lazzaroni e ai suoi familiari, grazie. Allora la parola al dottor Canti, che sostituisce il presidente Perdone Perigilli, che è sempre dovuto assentarsi. Il dottor Canti è past presidente della Rotary di Saronno. Grazie. Io sto in piedi perché preferisco leggere qualche cosa che ho appuntato. Sono qui come sostituto su incarico del nostro presidente per salutarvi tutti e soprattutto per ricordare Luigi, che è stato con noi quasi una vita. E mi scuso a nome del Presidente per la sua assenza legata ad impegni precedenti ed inderogabili. Lui non mi ha dato nessuna istruzione, questo mi rende molto libero di esprimere le mie considerazioni e di poter scrivere i miei pensieri e i miei sentimenti. Vorrei innanzitutto approcciare il ricordo di Luigi da due punti di vista. Una prima parte la dedicherei alla sua rotarianità, al Rotary, ma vorrei in particolare dare uno spazio alla seconda parte, che è quella per me più profonda e più personale. Divenne il socio del Rotary Club Saronno seguendo le orme del padre Mario, che fu fondatore del club saronnese insieme ad altri degni cittadini del nostro territorio. Devo dire che indubbiamente Luigi ha percorso e si è mosso perfettamente in linea con gli scopi del Rotary, che ricordo sono quello di sviluppare relazioni amichevoli per servire l'interesse generale, quello di avere principi di rettitudine nella pratica degli affari e delle professioni, quello di orientare l'attività privata, professionale e pubblica al concetto del servizio e anche di propagare la comprensione, la buona volontà e, se mi permettete, anche la pace tra nazione e nazione nel comune proposito di servire. Luigi partecipò a numerosissime iniziative di tipo culturale, artistico e benefico. Qui persone illustri precedenti mi hanno hanno già contribuito moltissimo e quindi cercherò di sintetizzare, di ricordare forse qualche piccola altra cosa. Queste iniziative il Rotary li organizzò nel corso degli anni interfacciandosi ovviamente con l'ambiente circostante. Mi ricordo in particolare l'operazione Carriere, che fu un'iniziativa che si protrasse per molti anni in collaborazione con le scuole superiori di Saronno
e fu un'iniziativa, ricordo, molto recensita dagli organi pubblici locali, provinciali e nazionali. E poi dedicò moltissimo tempo alle iniziative varie rivolte alla Croce Rossa ed in particolare anche all'ospedale di Saronno. Realizzò, come disse prima il dottor Colombo, un prestigioso volume, Gaudenzio Ferrari e il Concerto degli Angeli, che divenne, posso dire, un biglietto da visita del nostro club, perché lo utilizzammo da allora per sempre come omaggio a tutti gli oratori e a tutti i personaggi illustri che ci onoravano della loro presenza. E le ristampe successive, è stata citata la quarta, ci permette ancora di utilizzare questo biglietto da visita particolare. Luigi poi fu presidente nell'anno rotariano 2004-2005, che coincideva con l'anniversario, il centenario della fondazione del Rotary International, ed in quell'anno diede lustro la sua presidenza organizzando molti eventi di interesse culturale, fra cui mi ricordo un interessante convegno tenutosi presso l'aula Agostino Vanelli sul rinascimento lombardo del nostro santuario. E ricordo alcune iniziative che con Don Gabriele, che era amico suo ma anche mio, portò avanti in santuario, ma di questo Colombo ha già dato molto e non posso che ripetermi nel sottolineare la sua dedizione a questo nostro monumento, e diede molta energia a questo. Per più di 40 anni io e lui fummo insieme nel Rotary. La nostra attività lavorativa e professionale era abbastanza ricca di impegni, anche se in campi ovviamente molto diversi, ma ci fornì ovviamente molti momenti di frequentazione e di contatto. Ma direi che questi momenti erano prevalentemente caratterizzati da rapporti forse più veloci, più brevi, orientati più alla praticità e direi alla razionalità, che spesso finisce per essere un po' pragmatica e, se mi permettete, qualche volta un po' fredda. Ecco perché vorrei, come ho detto prima, dedicare qualche minuto in particolare al ricordo di Luigi in chiave personale. Direi umana e forse più profonda, relativa ad altri due momenti particolari della mia vita in cui ho conosciuto Luigi. Quando ero un ragazzino, forse più bambino che ragazzo, giocavo qualche volta a casa loro con il fratello Paolo. Non giocavo con la sorella Pia, ma la conoscevo. C'era la mamma Augusta e c'era il fratello maggiore, che era Luigi, che era più un giovane signore che un ragazzo nei nostri confronti. Ma pur come fratello maggiore, devo dire che era un amico. E i sentimenti di quell'età erano, direi, sentimenti più semplici, più ricchi di emotività e, se vi permettete, anche di affettività. L'altro momento in cui ho conosciuto e ho frequentato un po' di più Luigi è stato nell'ultimo periodo della sua vita, quando si ammalò. Talvolta in ospedale, talvolta a casa sua, passai dei momenti a parlare con lui e ritrovai quelle sensazioni di profonda amicizia, di emotività e di affetto, simili nella loro semplicità a quelli che ho ricordato prima nella gioventù. E forse direi che gioventù e vecchiaia si assomigliano un po', anche perché c'è in comune una certa serenità. Finisco con due bei momenti di questo ultimo ricordo. Il primo dimostra il Luigi autentico rotariano. In questi ultimi contatti, nei giorni di cui parlavo prima, mi chiese se era vero che il programma Rotary International, chiamato Polio Plus, stava avvicinandosi al raggiungimento dell'obiettivo, che era quello di debellare attraverso la vaccinazione la poliomielite del mondo. Gli dissi una piccola bugia, gli dissi di sì, anche se in realtà
La polio è ancora modestamente endemica, ma direi solo in tre parti del mondo, in tre regioni, che sono l'Afghanistan, l'Algeria e il Pakistan. Ma da 350.000 malati siamo oggi a circa 1 miliardo. Il secondo e ultimo ricordo di Luigi dimostra pienamente l'amico. Durante la mia presidenza, nell'anno 2006-2007, io avevo l'abitudine di leggere un aforisma all'inizio di ogni riunione che aprivo lungo il calendario dell'anno. A Natale Luigi mi regalò un libro accompagnato da un biglietto augurale scritto con il suo abituale pennarello marrone. Era un libro di aforismi del poeta e scrittore libanese di nascita ma vissuto per tutta la vita negli Stati Uniti, Khalil Gibran. E cito allora, in chiusura di questa chiacchierata pur breve, che mi ricorda affettivamente Luigi Lazzaroni, cito questi due aforismi che sono certissimo Luigi condivideva pienamente. Il primo dice che il significato dell'uomo non è in ciò che raggiunge, ma piuttosto in ciò che aspira a raggiungere. Ed il secondo, con cui chiudo, dice che l'amicizia è sempre una dolce responsabilità e mai un'opportunità. Saluto tutti con gratitudine. Do la parola alla Presidente della Croce Rossa di Saronno, dottoressa Pezzoni. Buonasera a tutti, ringrazio per avermi invitato questa sera a ricordo di Luigi Lazzaroni. Io non conosco Luigi Lazzaroni, non l'ho conosciuto perché sono presidente da pochissimo, da gennaio, ma mi sono fatta scrivere un ricordo dalla sua amica Bardelli, Roberta Bardelli, con cui ha condiviso tutto il percorso della Croce Rossa fin dai primi anni, direi per 40 anni. Questo è quello che ha scritto Roberta. Ciao Gigi, ci incontrammo nel lontano 1964 all'ombra di una bandiera e decidemmo di aprire un dipartimento della Croce Rossa in Saronno. Tu presidente e io Roberta della sezione femminile. Fu un inizio un po' faticoso, pochi volontari, incontri con le Croce Rossine, nomina di consiglieri, raccolta di fondi, il benessere di quegli anni ci aiutò a creare una grande famiglia. Poi arrivò il momento della realtà, il terremoto del Friuli. Organizzammo raccolta fondi e materiale. La nostra intesa è sempre più valida. Organizziamo mercatini per tutte le tasche, carnevali per bimbi, cene, riunioni. Dopo varie peregrinazioni abbiamo una sede, un centralino, un servizio di assistenza notturna. Trasportiamo dializzati a Como, riceviamo doni di ambulanze, collaboriamo con il comune, colonie, trasporto di infermi. Caro Gigi, la nostra intesa funziona, la gente ci apprezza e noi andiamo a testa alta. Altre prove per noi viene alla fine degli anni Ottanta, terremoto dell'Irpinia. Siamo più razionali con gli aiuti e la nostra bandiera percorre l'Italia. Giungono mamme e bimbi malati dalla Bosnia. Compiamo un grande gesto di solidarietà con le lacrime agli occhi. Un grave lutto ammaina la nostra bandiera. La sorella Cristina Luinetti cade vittima in Somalia, ma ci rialziamo. Celebriamo a suo nome il centenario della nostra fondazione, tagliando nastri, autorità, sorrisi e sempre molte promesse. I nostri volontari del soccorso tornano a Borgo Tanaro. Questa volta la nostra bandiera entra in una scuola fornendo a bimbi attrezzature scolastiche. Finalmente, caro Gigi, realizziamo un sogno a lungo a te tenuto nel cassetto, il telesoccorso. Siamo sempre vicini alla gente che ci
aiuta e ci dice: bravi, fate del bene, ma lo fate troppo in silenzio. Ultimo grande sforzo, a Nocera Umbra, doniamo un grande modulo abitativo per gli anziani, la nostra bandiera torna a sventolare. Ti ricordo caramente, come past president, ho sempre apprezzato la tua disponibilità per le idee innovative, il cameratismo con i volontari del soccorso, il rispetto per le Croce Rossine. Hai interpretato lo spirito della Croce Rossa, altruismo e neutralità. Abbiamo trascorso anni proficui di amicizia, dando fiducia e ricevendo fiducia. Roberta Bardelli. Prima di passare la parola all'oratore, al main relatore, che racconterà la storia un po', non so quanto, ampia di Mazzaroni Industriale, per conto della società storica, il presidente della società storica Saronese vuole darci anche il suo saluto. Grazie. Grazie per avermi invitato a parlare, non era prevista la mia partecipazione, almeno come relatore, come oratore. E io a questo punto vorrei proprio non prolungare l'attesa per l'intervento più importante del professor Nigro, per l'aspetto appunto che attiene alla passione di Gigi Lazzaroni per la società storica. Io lo voglio solo ricordare non tanto come presidente della società storica, quanto per quella conoscenza e quell'amicizia che ho avuto con Gigi. Devo dire che non è molto risalente la nostra amicizia, non è stata molto risalente. Ci frequentavamo da Saronnesi e gravitavamo verso gli stessi interessi per la città, questo sì. Però non avevamo motivi di un contatto, anche forse per una differenza direi quasi generazionale. E fu a questo punto una sensazione per me piacevolissima nel constatare, un po' come fanno quando gli archeologi, quando scoprono qualche cosa, sentono che c'è qualcosa sottoterra, no? Avete visto qualche immagine degli archeologi, quando cominciano con le mani a toccare, sentono, plasmano e sentono che c'è qualcosa, col pennello puliscono, ecco. Io e Gigi abbiamo vissuto questa esperienza, cioè ci siamo lentissimamente avvicinati, ci siamo plasmati, ci siamo toccati, abbiamo visto che c'era qualche cosa che sicuramente andava scoperto e andava, come dire, approfondito fino ad arrivare a quella che fu, e io credo sia stata veramente una grande amicizia tra noi due nell'ultimo decennio in particolare della sua vita. E è stata una per me una sensazione bellissima. Lui nei miei confronti aveva un gesti di affetto incredibili, come quando ha voluto sostenere una mia iniziativa politica e io pensavo che fosse un modo per tenersi d'accordo con quanto stavo facendo, e invece no, mi vincolava, mi diceva: quando è che ci vediamo, dobbiamo scrivere, dobbiamo far sapere alla città. E io avevo qualche esitazione, perché mi sembrava di strumentalizzare un nome così importante, dopo tutto per una parte politica, per una fazione. Mi sembrava che non dovesse essere, etichettato, no, di una fazione politica. Invece lui voleva assolutamente fare qualcosa per me. E mi diceva, tu sei uno dei pochi che quando io non riesco a raggiungerlo per telefono, subito mi richiama, perché tu subito aderisci a quello che io fai, quello che io vorrei fare, lo facciamo insieme. Ecco, è stato un modo straordinariamente bello di avere a fianco una persona che con la quale ho condiviso veramente tanto negli ultimi anni, come ho detto, per, in particolare per la città di Saronno. E a questo punto mi rendo conto che è un po' inusuale, sicuramente anticonformista fare quello che sto facendo, però io ho conservato sul mio telefonino tre messaggi di Gigi che vorrei leggervi. Il primo messaggio è del
5 marzo 2011. Ho trovato un bel tricolore per te, grande, anche per te. Settimana prossima te lo consegno. Ciao Gigi. Successivo messaggio. È del 20 marzo 2011. Tricolori. Il 17 pomeriggio ho fatto un giro per Saronno. Effettivamente il tuo su Asta ed il mio erano i più significativi. Bene, quelli promossi dal comune. Pochi sulle case private. Rimedierò per il 15 maggio. Bella la mostra promossa dal tramvai anche per via del fucile di mio nonno Garibaldino. Mercoledì e giovedì sarò pure io a Roma. Buonanotte, Gigi. Terzo messaggio ed è 1 maggio 2011. Sto ancora in ospedale. Operazione riuscita, perfetta. Stavo per uscire quando complicazione. Credo di riuscire per il 15. Ti prego di sentire la dottoressa Nasi per le bandiere e le camicette rosse per i bimbi. Ciao Gigi. Questo è stato l'ultimo messaggio che mi ha mandato per messaggio. E poi ci siamo visti molto spesso. Erano messaggi, come avete capito, che facevano riferimento al 150° dell'Unità d'Italia. Però questo è stato, anche nell'ultimo anno della sua vita, uno dei tanti, tantissimi impegni che Gigi Lazzaroni ha assolto. E devo dire, concludendo, che per me Gigi si può etichettare con un aggettivo, uno dei più belli aggettivi che si possono dare a una persona umana. Era un inquieto. La persona inquieta è una grande persona. Noi qui oggi l'abbiamo parlato e continueremo ancora a parlarne, purtroppo per forza di cose all'imperfetto. In realtà io credo che sia presente e anche questo è lui. Grazie. Buonasera a tutti. Non terrò una lezione, il sindaco mi prende in giro, sono fra amici, quindi non... sarò contingentato nel tempo, non so se sarò breve. Quando l'ingegnere Siena mi ha coinvolto in questa circostanza, ci siamo posti il problema di quale titolo dare a questa comunicazione e ne è venuto fuori questo titolo che vedete nei cartoncini di invito: Luigi Lazzaroni e la fabbrica di Amaretti. Mi sono reso conto dopo che parlare di Luigi Lazzaroni uomo per me mi sentivo assolutamente inadeguato e non ero sicuramente la persona più adatta, e ho voluto, ho preteso che il presidente della società storica, di cui mi onoro di essere membro e di cui era membro Luigi Lazzaroni insieme a noi, fosse qui a raccontare questi aspetti più umani, come appena fatto, esistenziali di questa personalità importante. Io preferisco mantenermi e circoscrivere quello che dirò per quanto attiene ad un medaglione di storia industriale della città entro cui va inserita la figura di Luigi Lazzaroni. E direi, quando si parla di Luigi Lazzaroni si parla della famiglia degli industriali Lazzaroni. Io non ho conosciuto l'uomo come avrei voluto, come vi dicevo, se non negli ultimi tempi. Mi viene da dire che la malattia lo aveva, come spesso accade, trasformato. Quando ci recavamo negli ultimi tempi a fare i consigli della società in casa Lazzaroni, credo che per lui fosse un momento importante, fosse un momento anche gradevole e piacevole, e per noi lo era certamente.
mi sembra di poter dire che non solo fosse aumentata negli ultimi tempi la sua prossimità alla città, prossimità che c'era sempre stata, prossimità con Saronno che aveva sempre voluto stupire in qualche modo. Il presidente della società storica lo ha definito personalità inquieta. Qualcuno forse riteneva il suo agire snobistico. Al contrario, penso che Luigi Lazzaroni fosse un autentico cultore del progresso, con una forte vocazione estetica, con una forte vocazione estetica del progresso. Del progresso gli piaceva rappresentare in particolare l'evoluzione, la velocità, da qui la passione per la ferrovia, è stato raccontato in apertura di questo pomeriggio dall'ingegner Siena, le locomotive, i mezzi di trasporto in genere. E i saronnesi hanno potuto, grazie a lui, partecipare ad eventi che non erano soltanto momenti, occasioni oleografiche, ma giornate in cui la città diventava il palcoscenico della rappresentazione, le automobili d'epoca, la restituzione della locomotiva che oggi è lì a rappresentare un segno, una cifra all'ingresso della città, sono tutte testimonianze di quello che io definisco un esteta del progresso. Dicevo che era aumentata la sua prossimità alla città, ma mi permetto di dire anche alle persone. Mi piace in questa circostanza, in questo contesto del Museo dell'Industria, fortemente voluto da Luigi Lazzaroni, rendere pubblico un biglietto ricevuto nell'ottobre del 2011, inviatomi durante uno dei suoi ricoveri ospedalieri. Non nascondo che per me fu una sorpresa gradita. Mi scriveva: caro Nigro, ho di fronte a me il catalogo della mostra promossa da giovani del liceo e volevo ringraziare e fare i complimenti. Tutto serve a rafforzare la storia dell'industria saronnese che noi ospitiamo nel nostro museo. La prego trasmettere questo mio messaggio anche al sindaco. Purtroppo sono ancora in ospedale, da dove spero presto uscire. Un caro saluto, Luigi Lazzaroni. Ma veniamo al cuore della mia comunicazione. Quando si pensa a Luigi Lazzaroni industriale, non si pensa soltanto alla sua esperienza diretta. Inevitabilmente la riflessione corre alla storia della fabbrica di Amaretti Lazzaroni e alla famiglia. Lui portava un nome che era un destino, quello del nonno, è stato ricordato, iniziatore a fine 800 della fabbrica. Quando si parla della produzione degli amaretti, i rappresentanti di casa Lazzaroni tendono sempre a ricordare che il tipico dolce di Saronno ha radici lontane, ed è vero. Ma gli storici dell'industrializzazione, agli storici dell'industrializzazione, non interessa l'origine lontana della ricetta, anche, ma non solo. Interessa soprattutto comprendere come possa essere avvenuto il passaggio dalla produzione semi-artigianale, artigianale, alla produzione industriale. Quali condizioni siano state determinanti per il take-off, quello che si dice nel gergo degli storici dell'economia, il salto, come dall'offelleria di Piazza Grande, dalla pasticceria di Piazza Grande, così è definita l'attuale Piazza Libertà nelle mappe settecentesche, dove si trovava il caffè che produceva amaretti per i possidenti e commercianti ricchi, nello stile delle abitudini settecentesche del primo ottocento, si sia potuti passare alla produzione su scala allargata, alla produzione di fabbrica. Intanto cominciamo con il dire che, eccettuate alcune aziende come la Bauton con sede a Milano, nata nel 1823, la Venchi con sede a Torino, sorta nel 1878, e la Lazzaroni di Saronno, nata nel 1888, gran parte dell'industria dolciaria,
va ascritta al Novecento, quindi la fabbrica Lazzaroni di Saronno è una fabbrica che anticipa il settore, anticipa l'industrializzazione del settore dolciario. La Davide Lazzaroni, questo è il marchio di fabbrica della ditta dolciaria nata a Saronno nell'88. Come potete osservare, non interessa in questa sede la storia delle origini della famiglia, ma comprendere, come dicevo, le ragioni del salto di un'attività produttiva che a fine Ottocento era un autentico azzardo. Produrre dolci su scala industriale in un paese povero e arretrato era un atto di coraggio, di intelligenza creativa, avrebbe detto Carlo Cattaneo, a proposito dello sviluppo industriale lombardo. Ma è soltanto nel 1894, siamo in prossimità di una delle più grandi crisi sociali dell'Italia moderna, la crisi del 98, che entrano in azienda Luigi Lazzaroni e il fratello Pietro del ramo monzese della famiglia. Prima osservazione: la ditta Lazzaroni, come è accaduto per tanta parte dell'industria dai tratti familiari, è appunto un'azienda familiare. Di più, credo si possa dire che è un'industria a capitale familiare diffuso. Cosa vuol dire? Che se è vero che il ramo monzese è diventato saronnese, rimane alla guida della ditta fino agli anni 80 del Novecento, la traiettoria della fabbrica saronnese dura quindi circa un secolo, la famiglia nelle sue diverse articolazioni in azienda c'è sempre rimasta con i capitali. E come ricordava in una recente conversazione che ho avuto con il fratello di Luigi, Paolo Lazzaroni, questa rete familiare diffusa non dimenticava mai di venire a incassare il dividendo. Ma questo vuole essere soltanto un'affermazione di costume, seppure di un costume molto concreto. L'affermazione importante sta nella definizione sopra ricordata di una industria a capitale familiare diffuso. Due sono le osservazioni che vengono spontanee. Una, la prima: se i cotonieri lombardi potevano permettersi di investire interamente le loro risorse nel settore cotoniero o tessile in genere, questo non poteva valere per un settore il cui mercato in Italia era piuttosto limitato, come quello dolciario. Due, localmente, come ho già avuto occasione di scrivere e ricordare in più circostanze, non esisteva, si dice nel linguaggio degli storici dell'economia, un'accumulazione originaria tale, cioè risorse adeguate da investire nella costruzione di una vera e propria fabbrica. E per questo, peraltro, che la produzione degli amaretti e degli altri articoli di pasticceria fu orientata da subito alla conquista dei mercati internazionali. Nonno Luigi era un garibaldino, è stato ricordato, e come tutta quella generazione che credeva nel primato italiano che abbiamo visto, qui si ricordava del 150° anniversario, il nipote Luigi riteneva essere ancora di attualità. L'esposizione delle bandiere sarà stato un gesto simbolico, quasi folclorico, ma sta in quest'idea che si conserva del primato italiano. Dicevo, era un garibaldino, come tutta quella generazione che credeva nel primato italiano, non ebbe difficoltà a ritenere che bisognava trasferire lo spirito garibaldino dall'impresa politica all'impresa industriale. Gli animal spirits, gli spiriti animali, si rivelarono quindi in grado di consentire lo sviluppo di una fabbrica, cuore dell'industria dolciaria italiana, proprio qui, a Saronno. Perché proprio a Saronno? Per ragioni che ormai possiamo dire storiograficamente consolidate, ricordate in più occasioni. Saronno era ormai collegata definitivamente a Milano e possiamo dire al mondo attraverso la ferrovia, che noi tendiamo spesso a dimenticare, per non dire che non dimentichiamo del tutto,
che la ferrovia fra gli anni della sua fondazione e almeno fino agli anni 20 del Novecento è stata, era soprattutto una ferrovia commerciale. Chi ha studiato i traffici commerciali delle Ferrovie Nord ha dettagliato quante merci passavano sulla rete ferroviaria. Prima la seta, poi il cotone, poi altre merci ancora. Anzi, quindi una ferrovia commerciale. La fabbrica Lazzaroni non è un caso che sorgesse in prossimità della stazione delle Ferrovie Nord Milano. Anzi, ad essere più precisi, in prossimità del capolinea della stazione commerciale, dove transitavano le merci e da cui partivano, fino a quando il trasporto su gomma negli anni 20 e 30 comincia a far concorrenza a quello su rotaia. Gli amaretti partivano da quella stazione commerciale. Perché a Saronno, a differenza del presente, i suoli costavano poco. Questa è l'altra ragione per la localizzazione industriale. Suoli poco fertili, come tutti quelli dell'Alto Milanese, e quindi la non fertilità dei suoli è paradossalmente una delle condizioni dello sviluppo del nostro territorio, cosicché nonno Luigi amplia con facilità la fabbrica dopo l'incendio del 98. E nel 98 a Saronno sono impiegati 120 dipendenti. Oggi diremmo che è una fabbrica di dimensioni importanti, pensando che ormai domina la piccola e media impresa. E nella filiale commerciale di Milano ce ne sono altri 20, a dimostrazione della proiezione internazionale dell'azienda. Infine, perché a Saronno c'è una manodopera docile, meno pretenziosa di quella di Monza e ancor più di Milano, dove la sindacalizzazione delle masse operaie correva in modo accelerato. C'è ancora qualcuno, e lo raccontava ricorrendo a ricordi della memoria il fratello Paolo, che le donne della Lazzaroni, mentre confezionavano gli amaretti, non trascuravano di recitare il rosario. Mario Lazzaroni, cerco di sintetizzare. A Saronno c'è quindi il mix per consentire il decollo che Luigi guida fino ad età avanzata, fino agli anni 30, quando in azienda lo sostituiscono i figli Mario e Paolo, scomparso prematuramente. A guidare la fabbrica di amaretti tra gli anni 30 fino agli anni 60 è Mario, uomo forte. Non credo di rivelare nulla di inedito. Così ha vissuto in famiglia e così ha vissuto come industriale. Mario si era formato tra la Germania e l'Inghilterra. Una delle abitudini, delle consuetudini della storia della formazione dei rampolli delle famiglie industriali lombarde. Si era specializzato in scienze tecniche dell'alimentazione, personaggio di rilievo dell'industria dolciaria, non solo della sua azienda, ma per l'intera industria dolciaria nazionale. Da subito si renderà conto che il futuro necessita di espansione, da subito si fa protagonista nel perorare la causa dell'espansione dell'azienda che aveva iniziato il fratello Paolo. Sogno che riuscirà a realizzare soltanto dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale. La fabbrica salonnese, grazie all'impulso di Mario Lazzaroni, subisce un ammodernamento tecnologico che la porterà a diventare leader nel settore dolciario nazionale. Mario si troverà a guidare l'azienda nei tempi tempestosi del secondo conflitto mondiale. La guida è salda e la fantasia non manca, come non manca ai veri industriali. La coltivazione del cipero surrogato del cacao consentirà di avviare una linea di biscotti al cacao, introvabile nell'Italia in guerra, che consente
alla ditta Lazzaroni, ai Lazzaroni, di traghettare l'azienda verso il boom, il miracolo economico italiano. Definizione quanto mai improbabile dal mio punto di vista. La fabbrica saronnese, grazie all'impulso di Mario Lazzaroni, dicevo, si proietta verso il dopoguerra e verso il boom, che è fatto di ingegno, non di miracolo. E qui entriamo nel vivo della nostra comunicazione, perché Luigi e il fratello Paolo vengono associati nella guida dell'azienda. Siamo nel 1966, Luigi nato nel 31 a 35 anni. Nel decennio precedente il padre ha realizzato l'obiettivo, a lungo coltivato, come dicevo poc'anzi, la realizzazione di un nuovo e moderno stabilimento per allocare la produzione che avveniva nell'ormai angusto stabilimento della via Carcano. Luigi si confronta con questa storia, e anche ovviamente il fratello Paolo. Difficile individuare gli elementi di continuità e quelli di rottura nella formazione di tre generazioni. Il nonno Luigi, il pioniere, il padre Mario, l'industriale, dal profilo nazionale. Mario ha tratti calvinisti e del parere che la fabbrica debba essere il luogo privilegiato della formazione. Lo studio può essere collocato alla sera. Il corso di economia alla Cattolica si presta a questo, regola che impone ai due figli, che oltre alla formazione all'estero, nella continuità con la storia familiare, vengono associati dentro questo clima di rigore. Nel 1960 Luigi aveva contribuito a promuovere un'inchiesta presso gli industriali locali, un'inchiesta sul sistema industriale locale, in occasione della proclamazione di Saronno al rango di città, inchiesta che oggi è reperibile a stampa nella collana dei quaderni del museo. Dicevo che nel 1960 Luigi entra in azienda insieme al fratello Paolo. Si occuperà della produzione, promuovendo l'acquisto e l'installazione di impianti moderni e funzionali. Paolo si dedica all'amministrazione e al marketing. Fra gli anni 60 e 70 possiamo quasi parlare di Golden Age, di età dell'oro dell'azienda Lazzaroni. Questo grazie anche al contributo dei due giovani entrati in azienda. I prodotti Lazzaroni dominano la scena nazionale e internazionale per la loro qualità. Ciò nonostante, l'azienda non riesce a fare del tutto i conti con il quadro globale del mercato internazionale e nel 1984 sarà ceduta. In una memoria di Paolo Lazzaroni, messami gentilmente a disposizione, si può leggere: per poter capire una decisione così sofferta e drammatica con cui Gigi ed io ponevamo fine ad una storia secolare e strettamente legata alle vicende di famiglia, è necessario ed inevitabile rifarsi al contesto sociopolitico oltre che aziendale e familiare di quegli anni. Lo storico ovviamente si avvale dei documenti e quello che io ho ricevuto da Paolo Lazzaroni è un documento quanto mai importante per tracciare la vicenda aziendale, che poi credo si sia colto, è facile cogliere in queste parole appena letta, vicenda umana di Luigi Lazzaroni e del fratello. L'aggravarsi del peso finanziario, la rigidità della struttura aziendale medio-grande, non sufficientemente grande per potersi opporre alle grandi potenze del settore, scrive ancora Paolo Lazzaroni, ma nemmeno ormai più piccola da poter consentire flessibilità, 1027 dipendenti, sono stati la vera ragione che ha portato alla cessione del biscottificio. Inizialmente si pensava e sperava in una compartecipazione. La storia della fabbrica Lazzaroni, in quanto tale, termina, finisce. Mi viene da dire che la Lazzaroni di Saronno è vittima in parte delle molte rigidità presenti nel sistema Italia,
ma forse è anche la prima vittima di quel modello di sviluppo che avremmo incominciato a chiamare globalizzazione, a partire dagli anni 90 del Novecento. È l'industria dolciaria italiana, si può dire, la prima vittima della globalizzazione, come si evince da questa storia e da questa testimonianza. La storia di una fabbrica, per quanto importante, ovviamente non esaurisce, è stato detto bene dalle parole del dottor Davide Canti, non esaurisce la storia di un uomo. E la storia dell'industriale Gigi Lazzaroni non si esaurì con quella della fabbrica di Amaretti. Altre imprese gli ha portato avanti, che non ripeto perché sono state ricordate ampiamente. Edoardo Nesi, rampollo di una delle più note famiglie di industriali della Lana di Prato, oggi scrittore di vaglia, vincitore del premio Strega del 2011 con il libro Storia della mia gente, raccontando della sua vicenda, che è una vicenda simile a quella della famiglia Lazzaroni e a quella di Luigi e Paolo, egli cede l'azienda di famiglia, ebbe a scrivere: quando vendi un'azienda, vendi anche la sua storia. Io credo che questo tema spinoso e doloroso debba essere affrontato. Ecco, io credo che Luigi Lazzaroni e Paolo abbiano fatto esattamente il contrario di Edoardo Nesi. In particolare Luigi Lazzaroni, perché la comunicazione di oggi a lui è dedicata, ha voluto conservare tenacemente la storia della ditta, di famiglia, conservarla per la famiglia e conservarla per la città. Questo museo, una delle ultime imprese dell'industriale Lazzaroni, una delle più belle, io mi permetto di dire, rappresenta il luogo fisico e virtuale in cui si conserva la storia della fabbrica, che è storia della comunità in cui si è sviluppata. Non posso che concludere dicendo grazie Gigi. Primo cittadino di Salonno, dottor Paolo. Grazie, buonasera a tutti. Intanto, quando è stato detto da Angelo Proseppio che Luigi Lazzaroni è qui, abbiamo visto anche, ce l'abbiamo ancora qua dietro, grazie agli organizzatori e grazie soprattutto alla famiglia di essere qui in prima fila, alla moglie, alla sorella, ai figli e ai nipotini. Io ho avuto la possibilità, la fortuna di conoscere personalmente Luigi Lazzaroni nel 1980, quando entrambi sedevamo sui banchi del Consiglio Comunale. Lui aveva qualche anno in più di me e io, giovane consigliere comunale, in quegli anni ebbi l'occasione tra l'80 e l'85 di averlo come collega di Consiglio Comunale. Per gruppi diversi, lui era per il Partito Repubblicano, io allora ero per la Democrazia Cristiana. Quelli sono stati i primi anni in cui ci siamo frequentati, fino alla fine, quando in occasione della mia elezione a sindaco lui cominciò a frequentare ripetutamente, devo dire, lo studio del sindaco, venne a trovarmi in più di un'occasione. E nel 2010, subito dopo la mia elezione, che fu il 12 aprile, lui venne e un giorno mi consegnò questa lettera, ho qui la fotocopia, era datata 29 giugno 2010, il 29 giugno è San Pietro e Paolo, me la consegnò forse il giorno dopo. Mi scrisse: da diversi anni sono titolare di un ambrogino d'oro del Comune di Milano, soprattutto meritato per avere fatto nascere l'idea dello sponsor che cura verde e fiori nelle piazze, arrivate a 160. Sentite che cosa scrisse. Ovviamente mi farebbe molto piacere avere anche un riconoscimento salonese, ossia il famoso ciocchina. E conclude: allego un sunto delle mie attività sociali e puntini, 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 vedete voi. Cordialmente, Luigi Lazzaroni, scritto per Pellarello.
riassunto ce l'ho qui. È un po' come se mi avesse oggi detto: ti scrivo io il discorso, quello che il 25 maggio 2013 adesso io dico e dirò, me lo ha scritto lui il 29 giugno del 2010. Lui era un tipo preciso e non gli scappava niente. Lui scriveva: Luigi Lazzaroni Andina, miei incarichi pubblici o associativi, c'è tutta questa patafiata qua, oltre ovviamente alla conduzione delle aziende Davide Lazzaroni e Company, Simpa Pane sul Gelato, Rotonda di Saronno e Albergo della Rotonda. Allora, scrive quello che lui ha fatto per Saronno, tanto è già stato detto, ma ci sono delle novità che secondo me è bene andare a ricordare, perché poi ci dicono chi fu il personaggio Lazzaroni e per tanti di noi che l'abbiamo conosciuto anche l'uomo, il padre, il nonno, il fratello, il marito e l'amico. Presidente della Croce Rossa di Saronno dal 1962 al 93, ora presidente onorario. Consigliere comunale di Saronno dal 1980 all'85 e assessore per un anno, aperta parentesi, ero troppo impegnato alla Lazzaroni per continuare, chiuso parentesi, rappresentando il Partito Repubblicano, promotore del Centro Culturale di Saronno, comprensivo di un nuovo teatro da 600 posti, aperto dal 1990. Infatti, e qui viene fuori l'uomo non solo inquieto ma anche pieno di iniziative, stravipante direi io, non era mai fermo, anche quando vedeva in comune un'idea dietro l'altra, era passionale. Mediante il vincolo da me ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali Giovanni Spadolini, salvai dalle ruspe del comune la Casa Morandi, un edificio padronale di metà 800, ora biblioteca civica, della quale fui consigliere dal 1985 al 1990 e vicepresidente del teatro dal 1991 al 1994. E qui la collaborazione con Beppe Nino, che fu invece presidente della biblioteca civica, e con Angelo Crosetto, che fu presidente del teatro. Questo non lo sapevo. Per un decennio consigliere dell'ACI di Varese, anche come corrispondente per Saronno, tra i fondatori dell'Associazione Museo delle Industrie Saronnesi, che qui è già stato detto, che apre nell'ottobre 1988-98 una prima sessione, per completare l'opera nel dicembre 2003. Ne sono il presidente dalla fondazione. Ispettore onorario dei beni culturali per Saronno dal 1984 e come tale membro del comitato restauri, prima per San Francesco e poi per il santuario di Saronno, curatore dell'archivio storico Lazzaroni. Due punti praticamente da me composto, ancora quando nel 1962 fu demolito il vecchio stabilimento. Con la mostra itinerante del 1985 si organizzò l'archivio, nel 2005 ne promuove il trasloco in San Francesco. Socio della Rotary Club di Saronno dal 1963, presidente nell'anno del centenario, luglio 2004. Nel 1969 cavaliere ufficiale della Repubblica. 21 giugno 2010, e questa è l'ultima riga, donazione al comune di Saronno della locomotiva Quillet del 1883. Questo è quello che mi ha scritto. Allora, il giorno 21 giugno, che giorno era? San Luigi. Venne in comune qualche mese prima, io ho appena letto, dicevo, 12 aprile, lui fece un salto per complimentarsi, ringraziarmi e tutto quanto, e mi disse: sindaco, io ho un'idea, gliene parlo, vediamo se riusciamo a combinare questa cosa. Uno ha una macchina, lui aveva la locomotiva, no? E mi disse: vorrei donare al comune una locomotiva e potrebbe essere, troviamo la data, quando? 21 giugno, San Luigi, ci fu tutta la cerimonia e qui c'è Nicolò, il nipote presente, mi ricordo che venne lui in comune, in municipio, a prenderci in macchina,
guidava Luigi, Nicolò era seduto, ci portò con la sua macchina d'epoca attraversando la città di Saronno dal municipio fino alla rotonda dove c'è la locomotiva, e lì ci fu l'inaugurazione con tanto di fotografi, la stampa, consiglieri comunali, assessori, personaggi. Quello fu il 21 giugno del 2010, però c'era l'idea della ciocchina che lui aveva qualche modo avanzato come richiesta. Bene, arrivarono successivamente 61 firme di cittadini savonesi, e qui ho le copie, tra cui vedo, tra gli altri, Guido Rota Baldini, Giuseppe Nigro, Angelo Proserpio, Sergio Beato, Giuseppe Colombo, che ha parlato del santuario, Achille Canti, Erminia Parma, Paolo Parma, in tutto 61, che scrivendo al sindaco dicevano: illustre signor sindaco, datata luglio 2010, i sottoscrittori della presente sollecitano cortesemente la sua attenzione per il conferimento dell'onorificenza cittadina alla ciocchina dottor Luigi Lazzaroni. E qui in pratica poi c'è anche il sunto di quanto abbiamo scritto nella pergamena, di cui ho la copia, poi ve la faccio vedere. Scrissero: per l'amore che ha espresso in modo continuativo e disinteressato alla propria città, alle sue tradizioni, alla conservazione dei suoi beni culturali, dei suoi edifici storici, religiosi e civili, al mondo dell'associazionismo e del volontariato sociale, con spirito di servizio e di disponibilità a dialogare con tutti, avendo come unica finalità la promozione della qualità della vita e la crescita culturale dei suoi concittadini. Credo che questo sia un po' quello che è stato Luigi Lazzaroni. Pensiamo di fare cosa utile nel darle qui di seguito un elenco delle più significative occasioni di impegno profuso dal dottor Luigi Lazzaroni per Saronno. E poi c'è tutto allegato. Questa è la fotocopia della pergamena che fu consegnata il 16 ottobre 2010 presso l'aula consiliare dottor Agostino Vanelli nel palazzo dell'Università dell'Insubria al dottor Luigi Lazzaroni. Il sindaco, l'amministrazione comunale, al signor Luigi Lazzaroni Andina, per l'amore che ha espresso in modo continuativo e disinteressato alla propria città, eccetera, eccetera, eccetera. E questo fu la pergamena insieme alla statuetta della ciocchina che, ricordiamo, viene conferita ai cittadini benemeriti. Il 16 ottobre 2010 coincideva esattamente con il 50° di fondazione, o perlomeno di riconoscimento, della città di Saronno. Nel 1960 l'allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi riconobbe Saronno, o perlomeno consegnò a Saronno il titolo di città. Dobbiamo ricordare che Luigi Lazzaroni fu tra i promotori, per non dire l'artefice di questo, perché si prodigò tra i tanti allora industriali saronnesi e con l'allora sindaco di Saronno Francesco Ceriani raccolsero tutta la documentazione necessaria da spedire poi a Roma al Presidente della Repubblica per chiedere che Saronno potesse essere passata da semplice comune a città. E il 16 ottobre del 1960 Saronno ebbe il riconoscimento ufficiale città. 50 anni dopo, in quei giorni, Luigi Lazzaroni ebbe la riconoscenza della ciocchina. Dopo quel giorno, e arriviamo alla fine, purtroppo Luigi cominciò ad avere i primi problemi della malattia. Io ricordo di essere stato a trovarlo in ospedale, c'era la moglie presente in quella camera d'ospedale, abbiamo chiacchierato e lui lì che cosa mi disse? Dei suoi progetti per il futuro, quindi logicamente lui doveva uscire dall'ospedale e avrebbe ripreso a fare tutto quello che aveva in mente. Siamo stati poi a trovarlo anche con Angelo e altri, e Beppe, in casa Lazzaroni, quando
libri, la questione dei libri, anche lì ci fu una grande commozione da parte sua, e poi l'occasione di una cena della Rotary, credo che fosse il giugno 2012, quindi poche settimane prima della scomparsa, che fu il 23 luglio 2012. Concludo leggendovi quanto la stampa, il giorno dopo il funerale, scrisse. Titolo: la città saluta Luigi Lazzaroni, ha sfidato la malattia col sorriso. Il prevosto Armando Cattaneo, che è appena arrivato, ha voluto ricordarlo per la sua grande grinta e voglia di fare. Il prevosto diceva: ora sarà in paradiso a fare e a organizzare. C'era anche la sua dorata Fiat 501 parcheggiata sul sagrato della chiesa di San Francesco a Saronno per dargli l'ultimo saluto. Luigi Lazzaroni, scomparso lunedì 23 luglio all'età di 81 anni, l'ha voluta presente a fianco del carro funebre che ha percorso l'ultimo tratto di strada prima della tumulazione. È stato un funerale insolito, eravamo presenti credo tutti, quello che si è svolto quella mattina giovedì nella splendida chiesa accanto all'ex convento dei Francescani che da lungo tempo è la dimora della famiglia Lazzaroni. E proprio lì ha vissuto l'imprenditore saronnese fino alla sua morte. Insolita perché sia il prevosto di Saronno Armando Cattaneo sia il fratello Paolo hanno voluto immaginarlo e farlo immaginare ai tanti amici, parenti, autorità presenti, intento a fare e disfare in paradiso con la sua solita grinta che lo ha accompagnato nelle sue imprese durante gli 81 anni trascorsi sulla terra. Monsignor Cattaneo lo ha definito una persona con grande cuore, intelligenza e voglia di vivere anche quando la malattia lo aveva debilitato. Di lui hanno parlato anche il nipote Giuseppe, che ha sottolineato quanto sia stato importante il nonno nella trasmissione del valore della famiglia, il figlio Giulio, che ne ha esaltato la grande passione in ogni cosa che faceva, e il fratello Paolo, che ha ricordato quanto fosse stato carismatico sin da giovanissimo, quando si imponeva in ogni cosa che faceva, dal gioco alla scuola. Nemmeno la malattia ha saputo fermarlo, ha raccontato il fratello. Sorrideva anche in quei giorni. Quando fui io, diceva Paolo, ad avere un problema di salute, lui il giorno stesso mi invitò a bere un aperitivo e di fronte al mio insistente dicendo solo un goccio. Di Luigi Lazzaroni, della sua opera, restano segni tangibili ovunque in Saronno. E la sua memoria sopravviverà a lui, come ha detto anche il prevosto Cattaneo, grazie all'impegno per i vigili del fuoco, presenti con la sirena dell'autopompa, non appena il feretro si è affacciato sulla piazza, per la Croce Rossa, per i Rotari e per la cultura industriale della città con la locomotiva, la famosa locomotiva posizionata alla rotonda di Via Novara, e il museo della Lazzaroni realizzato all'interno di Palazzo Lazzaroni. Questo è quello che scriveva la stampa. Concludo e vi vorrei leggere quello che Angelo Prosempio, l'ho trovato, sono andato un po' a ricercare nei miei archivi, non lo sa neanche perché gli chiedo il permesso di leggerlo, in memoria di Luigi Lazzaroni scrisse qualche giorno dopo, anzi lo stesso giorno, il 24 luglio. Luigi Lazzaroni è stato, è l'ultima cosa che vi dico, poi dopo tanto è già stato detto, non diciamo altro perché altrimenti ci commuoviamo tutti e non... È stato l'ultimo rappresentante della grande borghesia saronnese del secolo scorso. Per tutta la vita, in particolare da quando ha dovuto vendere la fabbrica degli amaretti più famosi del mondo, e ricordo due anni fa durante una vacanza in California con la mia famiglia, credo fosse San Diego, California, c'era tutta una via con i tabelloni pubblicitari della Lazzaroni. Ho fatto delle foto, ce le ho a casa, è stata davvero un'emozione, mi sono fatto fotografare sotto le foto, no? Il sindaco in vacanza sotto i tabelloni della Lazzaroni.
si è impegnato per costruire la memoria delle industrie che hanno fatto la storia di Saronno. Ha ideato e sollecitato la sua città a realizzare il Museo delle Industrie del Lavoro Saronnese e con infinita pazienza parallelamente costruito il Museo della Lazzaroni, raccogliendo documenti e pezzi dell'antica produzione che illustrava tutti spiegandone con stile garbo l'origine, il pregio, la curiosità e il valore artistico. Ricordo che ci ha fatto anche da Cicerone un giorno invitandoci su nel museo con tutte le scatole di latta. È stata un'esperienza veramente importante e bella. Aveva un innato gusto per la bellezza semplice, sono sempre parole di Angelo Prosecchio, gliele ho rubate perché mi sembravano proprio calzare a pennello anche come conclusione della giornata. Per la qualità della vita senza sfarzo e discreta, amava le cose preziose che incorporano una narrazione, un'arte, un suono, un lavoro, un messaggio, un'idea, una relazione significativa. L'immagine di sé più genuina, e qui me lo ricordo anch'io, la dava girando con il suo Loden verde su una vecchia bicicletta. Io sono nato in via Carcano, tra la fabbrica Lazzaroni da una parte e il campanile di San Francesco dall'altra, e quindi mi ricordo la fabbrica Lazzaroni, quindi il profumo dei biscotti, il rintocco delle campane della campanile di San Francesco, e mi ricordo anch'io Luigi Lazzaroni con la sua bicicletta che passava. Voleva essere un esempio di civismo quasi anglosassone e fu anche un precursore, come uno specchio in cui per molti anni i saronnesi si sono riflessi compiaciuti. Era stato onorato, lo sottolineavo con orgoglio, della delega avuta dalla sovrintendenza ai beni artistici per i monumenti di Saronno, un incarico ampiamente meritato pensando alla profusione di energie impiegate per salvare Casa Morandi, abbiamo riletto, per valorizzare i tesori d'arte del santuario e per censire con il suo Rotary le case nobiliari storiche saronnesi. Non ha mai avuto preclusioni verso nulla. Lazzaroni era profondamente laico in politica, cercava il meglio senza paraocchi, si è anche esposto in prima persona nella seconda metà del secolo scorso in un momento socialmente difficile, testimoniando con il Partito Repubblicano la sua fede nei valori del Risorgimento, che ha costantemente rinnovato e riproposto ancora l'anno scorso per il 150° dell'Unità d'Italia. Abbiamo visto la storia del tricolore. Luigi era fiero del suo nonno garibaldino, che aveva contribuito a fare l'Italia, e lui ha cercato di imitarlo mettendo a frutto i talenti che la fortuna gli aveva procurato nel modo migliore, o semplicemente cercando di essere un cittadino utile in quel difficile e controverso mondo del bello e del giusto. Così scrisse Angelo Prosecchio. Concludo dicendo questo. Proprio perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Luigi Lazzaroni, che ci ha trasmesso questo messaggio con la vita, con le parole, soprattutto con l'esempio dell'amare il bello, dell'amare le cose giuste, dell'amare le cose non banali. Lui era sempre uno che cercava il meglio, si è dato un grande affare nel lavoro, nelle associazioni, nella vita familiare. È un messaggio che ci lascia come impegno, ce lo trasmette, ce lo affida. Allora io, come sindaco di Saronno in questo momento, sono grato a chi ce lo ha consegnato, a chi ce lo ha fatto conoscere, a chi ci ha concesso anche oggi di essere qui a ricordarlo, perché lo vediamo qua dietro, e tra l'altro che era intervistato da Giuliano Conti, che anche lui ai noi ci ha lasciato qualche mese fa. Questo ci deve servire da esempio per continuare nella nostra vita e non essere mai cittadini superficiali o banali. Ricerchiamo sempre le cose che contano, le relazioni tra le persone credo che siano la cosa più importante, e cerchiamo di fare del nostro meglio come è stato lui, come si è comportato lui. E questo è un po' il testamento spirituale che Luigi Lazzaroni ci ha consegnato e ci ha lasciato. Grazie di cuore.